in questo numero del TG Giovani. Intervista all'oro paralimpico Simone Barlam. Radio immaginaria premiata dal presidente Mattarella. In viaggio con le voci dei bambini. Mi ricordo qualche volta con qualche supplente dei miei amici mi prendevano la protesi e la nascondevano sotto la cattedra del prof. Ciao a tutti, sono Simone Barlam e oggi sono qui per rispondere a qualche domanda un po' seria e qualche domanda un po' più pazza. Iniziamo da una seria. In genere, che tipo di studente eri a scuola? Hai ricordo o curiosità che ci vuoi raccontare? Come studente a scuola ero un casinista. Mi ricordo che la mia prof al liceo mi aveva messo in prima fila, proprio sotto davanti alla cattedra, e riuscivo comunque a far casino, a girarmi, ero costantemente girato a chiacchierare con gli altri. Però nonostante ciò me la cavavo bene ed ero molto interessato ad alcuni argomenti scolastici, però casinista disordinato. Adesso una domanda un po' pazza. Si rimorchia di più dopo gli ori alle Olimpiadi? Purtroppo per ora ancora, cioè si rimorchia diciamo, però ci sono un po' di semi in giro, vediamo cosa nasce da questi semi, ecco. Tanti ragazzi come te fanno attività agonistica già alle superiori che devono gestire insieme allo studio. Tu come ti eri organizzato? Hai qualche consiglio? Avevo la fortuna di avere tutto abbastanza vicino, la piscina di fianco al liceo e mi allenavo la mattina presto presto in piscina e poi andavo a scuola ancora con i capelli bagnati. Appendevo nel calorifero dell'aula l'asciugamano col costume, gli occhiali nella cuffia. E qualche consiglio: ottimizzare il tempo e di organizzarsi bene, farsi una bella schedule e cercare di non sprecare tempo col telefono o semplicemente o incavolate, e cercare di fare valere ogni minuto, ecco. Una volta Alex Zanardi disse a un fotografo: non tagliarmi le gambe, tu fai mai battute sulla tua disabilità? Ah, sempre. Una battuta ricorrente è quando mi dicono, che ne so, sto portando la spesa, e fa: vuoi una mano? No, vorrei una gamba. Però anche le mani per fortuna ce le ho e funzionano bene. Oppure quando mi dicono di stare coi piedi per terra, io sto col piede per terra nel mio caso. Però l'autoironia sulla disabilità sempre è una roba che con i miei amici mi fa spezzare. Come ci si sente a vincere una medaglia d'oro olimpica? Come hai festeggiato? Ci si sente esausti, prima di tutto. Non se la si gode fino in fondo sul momento, perché devi già pensare alle gare dei giorni dopo e sei sempre con la testa ai prossimi obiettivi. E ho festeggiato con una vacanza con i miei amici, siamo andati in Sicilia. Cannoli, pane con sato, sfincione, cibo che diciamo prima, durante la preparazione, mi potevo solo sognare, che poi mi sono goduto fino in fondo. La cosa più assurda a cui hai assistito alle Paralimpiadi? Di cose assurde alle Paralimpiadi ce ne sono. Ho assistito alla seconda persona più alta al mondo, che è un pallavolista iraniano, che è alto 2 metri e 41 penso, e semplicemente da seduto era alto come me in piedi. Poi di robe assurde ce ne sono un sacco, di quando l'atleta giapponese del judo è stato investito da una delle macchinine, diciamo senza pilota, e la persona che stava su queste macchinine, che doveva controllare tutto, pensava che questo atleta si sarebbe accorto della macchina che si avvicinava, ma essendo un atleta non vedente, no. E l'hanno tirato sotto e ha saltato le gare. È andato pure di sfiga, ha beccato un giapponese, neanche un avversario, però è una delle tante cose assurde di Tokyo. Quali sono state le sfide più difficili che hai dovuto affrontare nella vita? Come sei riuscito a superarle? Di sfide difficili ce ne sono tantissime, ce ne sono state tantissime e ne arriveranno tantissime. Il segreto, secondo me, che mi ha aiutato in questi anni a superare i momenti difficili era la mia cerchia di amici, di familiari. Chiedere aiuto e farsi aiutare non è una debolezza, ma anzi un punto di forza, ed è quello la chiave veramente per poter superare i momenti, no, i momenti difficili. A scuola hai mai fatto leva sui problemi alla gamba per fare sega o per ringraziarti una prof? No, questo no, però l'ho sfruttata un sacco di volte per fare delle dico con gli amici o robe così. Per esempio, mi ricordo qualche volta con qualche supplente dei miei amici mi prendevano la protesi e la nascondevano sotto la cattedra del prof, e questo entrava, si trovava una gamba e era abbastanza sconcertato e confuso. Un salutone a tutti gli amici di Scuola Zoo, e adesso ho anche la maglietta da rappresentante dell'istituto, perciò mi sento ufficialmente parte della famiglia di Scuola Zoo. Ciao a tutti. Sono qui per essere un esempio di buon cittadino. Perché all'interno dell'emergenza Covid mi sono occupato di coordinare tutti quegli servizi di consegna a domicilio di spese e viveri. Essere diventata alfiere oggi è una sensazione stupenda. Ciao raga, io sono Marco da San Giovanni in Persiceto e oggi siamo qui a Roma al Palazzo del Quirinale per ritirare la targa d'onore per essere diventati alfieri della Repubblica.
Sei pronto, Marco? Più che pronto, prontissimo proprio, 100%. Siamo stati nominati Alfiere della Repubblica per il nostro impegno durante il lockdown, perché abbiamo trovato un nuovo metodo di fare radio, cioè la cosiddetta RAD, radio a distanza, dove ogni speaker, italiano o estero, era collegato dalla sua camera agli altri speaker in modo da poter fare puntata senza fermarsi. Buongiorno ragazzi, benvenuti nella casa degli italiani, siamo al Quirinale. I miei pensieri viaggiano molto velocemente in questo momento, perché fino a ieri ero a scuola e invece oggi sono qui. Questo è il migliore investimento per il futuro del nostro paese. Grazie per quanto avete fatto e auguri per il vostro futuro. Sono stato premiato perché all'interno dell'emergenza Covid mi sono occupato di coordinare tutti quegli servizi di consegna a domicilio di spese e viveri. Sono qui oggi al Quirinale perché sono stata premiata per il mio impegno e la mia passione nella scrittura. Anche solo la caramella data dalla signora al sorriso alla finestra era davvero impagabile. Sono qui per essere un esempio di buon cittadino, per aver scritto un libro e per aver fatto volontariato alla biblioteca di Montevideo. Essere diventata alfiere oggi è una sensazione stupenda. Devo ammettere che non avevo in realtà tantissima ansia, però quando poi è arrivato il presidente ho iniziato ad essere un po' tesa. Io conosco Chiara Gualzetti e la sua storia e non l'ho conosciuta direttamente purtroppo, e in un futuro mi piacerebbe scrivere qualcosa su di lei. Oggi, quello che mi è stato dato oggi è solo un'aggiunta a tutti quei sorrisi, doni, anche semplici lettere che venivano scritte per ringraziarci. Complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che oggi sono diventati alfieri della Repubblica. E oggi da Radio Immaginaria era tutto. Ciao! Questa è una storia che parla di uno che tutti che uno. Il luogo non conta, conta l'insieme. Se qui getto un seme, dall'altra parte del mondo fioriscono rami di speranza. Segui la voce, è stata una bomba di bellezza in questo vicolo. È stato bellissimo vedere i bambini e i genitori felicissimi del loro apporto. Segui la voce è una traccia indelebile, un'installazione permanente attraverso i podcast con le voci dei bambini e di grandi artisti. Il senso di questo progetto è la nuova generazione che racconta la vecchia e la rinnova. Noi siamo Puteca Celedonia e lavoriamo da 3 anni nei rioni sanità, perché qui e soltanto qui, in questo territorio, ci è stato possibile piantare questi semi che speriamo cresceranno sempre di più. Ragazzi, noi ci conosciamo via Zoom, via telefono, e finalmente sono riuscita ad arrivare con Ilaria, che è stata la persona che mi ha condotto qua con il cuore. Abbiamo appena fatto il percorso insieme e adesso siamo tutti in attesa del concerto. Buon concerto a tutti! Mi è piaciuto molto perché ho imparato alcuni corsi su Napoli 2. Grazie. Che è stato molto suggestivo, e le voci dei bambini in realtà mi hanno emozionato di più, perché proprio la voce, diciamo, della radice del popolo napoletano che cresce e che ha futuro. Sono storie interessanti che si adeguano bene al popolo, quindi comunità, vere, reali. Pure l'ingresso della servitù, pure. È interessante anche per conoscere un punto della città e del quartiere che magari è poco visitato, invece è stupendo. Questa sera è bellissimo, ancora più bello che di giorno, quindi è da visitare e da vivere più spesso. È stato molto bello, super emozionante e suggestivo. Apprezzo tantissimo le vostre attività, le vostre iniziative, che ce ne fossero di più. Ho fatto un'intervista con Marco D'Amore che parlava di un tifosissimo del Napoli. Abbiamo fatto. Ognuno ha preso un pezzo del pico, okay, e se l'è mangiato. No. Allora, ha scritto una storia sopra, tipo io l'ho fatto sotto dopo, con Giobbe Covatta. Il nostro rapporto con il territorio, è come ve lo spiego. Vai Dino, va.